Bella a tutti amici, questi è Wano Tech Nalle Wrestling World e oggi siamo arrivati al terzo episodio del commentary di Inazuma Eleven. Siamo rimasti qua e dobbiamo sfidare la Inazuma Kids. Io le sfideremo. Nello scorso episodio abbiamo sfidato la Royal Academy e abbiamo vinto, però a tavolino, perché la squadra è andata in ritiro, perché hanno visto Willy che è fortissimo, il nostro Willy. Vai Willy, vai Willy, proviamo di palloletto, il nostro Willy. E vabbè, pugna presa, no, pugna presa. Vai Willy, vai. No. Vai con lo scatto Kevin. Ciao. E tira. Qua gli dobbiamo sfondare la porta con Kevin. Vai Kevin. Il numero 10. Il tuo sogno è il numero 10. Gol. Più vanno. Poi mi sembra che ci va. E aspetta, Max sì, ci va, però non viene scelto. Vai, eccolo qui il nostro giocatore, il giocatore più forte del mondo, lui Willy Glass. Vediamo se segna. Addirittura segna Willy anche. Quanto può essere scarso questo portiere che fa segnare il nostro Willy. Però Willy è fortissimo, scusatemi, ti mancava uno. Vai Steve. Vabbè, atterrato da un pivello. No, torna. Vai Steve, vendicati. Scivolata, pieno in piedi. Infatti, presa a gamba in pieno. Vai Willy, incazzatissimo. Furore attivato. Che cazzo stiamo a fare noi alla fine? Vai Willy mio. Spacca porta, spacca. Boom. E gol Willy. Doppietta di Willy, addirittura ragazzi. Cazzo, è sempre depresso. Vai Willy. Dov'è il portiere? È andato a prendere. A cozza è andato. Vai Willy. Come cazzo? Io non capisco sto gioco. Ma se quello è a Trieste e la palla è a Siracusa, come minchia fa a pararla, porca troia? Vabbè. E Willy non ci sta, infatti vuole segnare di nuovo perché si è incazzato. Scusatemi, Willy non ha segnato. Si è incazzato. Infatti stavolta la para di nuovo. E quindi ancora Willy si incazza di più. Lo state facendo incazzare Willy. Cioè Willy, siccome è così forte, quindi lui non è, vuole fare vedere tutta la sua potenza reale, perché poi cioè, vai dimmi, vai nada. Sì, vabbè. Corri. Vai di pallonetto. Diciamo così, se no se ne va a Trieste veramente la palla. Poi appezziamo. Vai. E gol di pallonetto addirittura. Fa tripletta Willy. C'è tripletta Willy. Avete fatto fare tripletta Willy. Vai con uno scatto Kevin. Devi fare un altro assist. Gol della merda. Vai. No, mica Willy. Una bambina. Cazzo roba. Poverina. Vai. Bravissimo, finalmente. Sfonda la rete e via. Bravo Willy. Vabbè.
poker di Willy. Willy è fortissimo. Bravo Willy. Gli ricordi belli. Ci ho segnato anche a Kevin. Che poverino. Poi si incazza. Cioè, guardate che incazzato. Bello. All'angoletto basso, ragazzi. Ah sì, cominciamo, certo. Scatto bruciante. Questo è forte, Randolph. Scattami di qua. Cazzo. Ma Willy non è che è un centrocampista, lui è un attaccante puro, quindi non può fare queste cose. Vai, vai Kevin, vai, tira al volo. Sfonda la rete e facciamo il 7-0. E piglia la palla. Boom, all'angoletto alto, prima basso e poi alto. Bravissimo. No, eh sì, giusto, triplette di Kevin e poker di Willy. Willy è più forte di Kevin, ha fatto il poker. Scusatemi, ragazzi. Non ve la cavate male. Cazzo, abbiamo vinto 7-0. Dite, non ci capiamo male. Porca troia. Si chiama programma di dolce vendetta di Sweet. Quaderno di tuo nonno? Sì, signor Sweet. Possiamo seguire anche noi il suo programma? Beh, non c'è problema. Tu che ne dici, Maddy? Certo, e vai. Oh, Sam. Chiami il bulletto. Forza ragazzi, andiamo. Cioè, perché Kevin non ci sta ad allenarsi con dei bambini. Infatti guardate che incazzato, è incazzatissimo. Kevin, che succede? Secondo me gli allenamenti di quel vecchio non ci bastano. Io continuo da solo. Ehi, quanto entusiasmo. Allora rimango anch'io. Lasciami in pace. Tornate a scuola. Tornate a scuola tu. Io non posso. Io non posso. La mia tecnica. Kevin. Cioè, perché Kevin in pratica ha saputo che, cioè, minchia posso dire, cioè che gioco contro l'Occult, si sente in pressione perché è l'unico attaccante, tranne Willy, perché Willy è più forte, però si sente tipo pressato, tipo, perché non si sente anche all'altezza ad Axel. Cioè è geloso, ecco, questo volevo dire. Avrei proprio una tecnica adatta al tuo tiro micidiale. Che cosa? Di cosa si tratta? È una tecnica che fa parte del mio programma di dolce vendetta. Il Dragon Crash. Dragon Crash. Con la tua potenza di tiro ce la puoi fare. Basta che segui i miei consigli. Quando colpisci il pallone, immagina un drago possente che sta nel cielo. Ok Kevin, provaci. E proviamoci, dai. Andiamo. Corri e tira, immagino. Bello. Così non basta. Kevin, per un attimo dietro di te è apparso un drago. È un drago, sì. Va bene, ma ti avverto che i miei allenamenti sono molto duri. È quello che voglio, è certo.
Evans, non avrei mai immaginato di sentire quel nome da queste parti. Perché in pratica lui è il un compagno di squadra di suo nonno. Cioè, questo qua fa parte dell'Inazuma Eleven, l'originale. Quindi sì. Qui Axel spia. No, che spia. Guarda gli allenamenti. Che cosa ci fai tu qui? Non ti sei emozionato neanche un po' a guardare in azione? Non vuoi giocare la prossima partita? No. Mi dispiace per tua sorella. Che cosa? Hai lasciato il calcio per tua sorella, vero? Sei sicuro che lei lo desideri? Andare avanti nonostante le difficoltà non è forse questo il vero riscatto? Tu che ne sai di mia sorella? Sono la presidentessa del consiglio studentesco, soprattutto degli studenti di questa scuola. Ma in realtà non me ne importa niente del club di calcio, né di te. Una voglia. Da quel momento... Bene, domani è il gran giorno. Grazie al signor Sweet, siamo migliorati moltissimo. Andiamo ad allenarci anche oggi. Mark, questo potrebbe esserti utile, se vuoi usarlo naturalmente. È ottenuto faccia sfarzosa. Mi sembra che ora impareremo il Dragon Crash. Se non mi sbaglio, sì. Anche oggi dobbiamo giocare con quei bambini. Manco Jack vuol giocare con i bambini. E certo, una spallata gli ha dato a Maddie. Poverina. Giulia, io... Ok, andiamo al campo del fiume. Ok, siamo arrivati ragazzi. E alleniamoci di nuovo. Per imparare il Dragon Crash. Oggi è il nostro ultimo giorno di allenamento. Oh oh oh. Allora vogliamo cominciare? Per oggi può bastare, che ne dite? Riposiamoci e recuperiamo le forze per domani. Che fatica anche oggi. Ma sento che questi elementi ci hanno aiutato parecchio. Eh sì. Torniamo a scuola. Invece ora Mark e Kevin sono qui. La tecnica micidiale. Fatti sotto. Su qua. Eccolo, Dragon Crash. Ce l'ha fatta, pazzesco, che forte. Cioè che la squadra non puntava su Kevin come attaccante, perché non... Cioè perché loro sono affascinati da Axel, quindi... Cioè non si fidavano di Kevin, invece... Cioè perché secondo me la tecnica Dragon Crash è alla pari con un tornado di fuoco, secondo me. Però il tornado di fuoco è terribilmente più bello. Tornado di fuoco e tornado di fuoco, scusatemi ragazzi. Però anche il Dragon Crash ha il suo fascino. Ok, dobbiamo tornare a scuola per sfidare la Occult, che sfideremo nel prossimo episodio. Finalmente ci siamo. Sì, il mio Dragon Crash, tuo tiro. Quando siete pronti per giocare la partita, raggiungiamo Silvia alla sede del club. Ok, va bene. Ragazzi, nel prossimo episodio sfideremo la Occult.
raggiungendo Silvia alla sede del club. Lasciate like, commentate, condividete se volete e lasciate un commento qui sotto se vi è piaciuto il video. Ciao ragazzi!